l'altra radio. Bella da ascoltare. La senti questa voce? Chi canta? Tanto non capirai. Orgoglio Barese sull'altra radio. Tifosi del Bari, buongiorno, buon inizio di settimana e benvenuti ad una nuova puntata di Tanto non capirai, Orgoglio Barese sull'altra radio. Buon lunedì 9 novembre e un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. E allora, Bari che vince il derby dell'amicizia, definiamolo così, contro la Salernitana e si arrampica in vetta alla classifica della Serie B, ma non senza qualche strascico polemico da chi non te lo aspetti. Come al solito non mancano gli argomenti di discussione che andremo ad affrontare nel corso della puntata odierna. Come sempre con me Luca Deleteris. Ciao Luca, buongiorno. Buongiorno a te Nicola, buon inizio settimana a tutti i radioascoltatori. E allora anche quest'oggi linee aperte per voi ascoltatori e tifosi biancorossi. Prima però voglio rivolgere un caro saluto a tutti quei tifosi che ora sono in viaggio per raggiungere i rispettivi posti di lavoro. So che ci seguite in tantissimi, a voi il nostro saluto e un augurio di buon lavoro e buona giornata. Speriamo di essere di buona compagnia. Come detto, potete chiamarci per dirci la vostra in diretta qui sull'altra radio, ma se volete potete anche rispondere al nostro quesito odierno, che è il seguente. Domenica sfida d'alta classifica a Cesena, secondo voi questo Bari è pronto oppure no? Chiamateci e fateci sapere la vostra opinione in diretta al numero 080-524-0424, ripeto 080-524-0424, oppure inviateci dei messaggi o delle note vocali tramite WhatsApp contattandoci al numero 334-3837-444. Bene, sono le 7:02, partiamo subito. Come detto, Bari che vince, fa un grande balzo in avanti in classifica grazie anche alle sconfitte, diciamo, inaspettate di Cesena, Pescara, Livorno e Spezia. Contro la Salernitana personalmente ho visto un Bari discreto, nulla di trascendentale, ma quantomeno si è vista una squadra organizzata e grintosa. Sono settimane che avevo richiesto la presenza in campo di Gensoglu, secondo me unico metronomo di centrocampo in grado di saper fare sia interdizione ma anche si è poi dimostrato anche abile nel lancio lungo e con una buona visione di gioco. Con lui sicuramente il Bari riesce a far girare meglio palla e non deve affidarsi per forza al lancio lungo, che personalmente detesto. Per quanto concerne i singoli, in ripresa secondo me Del Grosso e Maniero, tornato finalmente al gol, ancora male Sabelli e Porcari, piuttosto anonimo, mentre continua a regalarci dei brividi con le sue uscite il nostro numero uno Enrico Guarna, che specie nel primo tempo è andato a vuoto in almeno due circostanze. Allora Luca, come detto è tornato al gol Riccardo Maniero, un segnale importante per il Bari ma anche per le dirette concorrenti, perché se Maniero inizia a segnare con continuità... Certo, è un segnale fondamentale perché, come dice anche Nicola, una squadra che vuole ambire a posti importanti, a posti che ti permettono di raggiungere la Serie A, deve avere necessariamente un bomber di primissimo livello che segni almeno 15 reti, perché vanno bene le reti dei difensori, vanno bene le reti dei centrocampisti, che sicuramente in questa stagione stanno dando una mano importante a questo Bari, però è fondamentale che anche gli attaccanti, in particolar modo Maniero, che è la nostra prima punta, trovi una certa continuità sulla via della rete. Quindi credo che sia una notizia buonissima per tutto l'ambiente. Intanto iniziano ad arrivare già i primi messaggi. C'è Massimo che dice: non so se il Bari sia pronto, temo non siano pronti i tifosi. Poi c'è Carlo da Milano che dice: ciao a tutti, vittoria che alla luce degli altri risultati è importantissima e ci proietta ai primissimi posti. Non capisco le dichiarazioni di Papareste e Nicola, ne parleremo fra poco. Va bene tenere alta la tensione, ma andare in contraddizione con quanto detto al termine di altre partite non fa bene ai ragazzi e spero che facciano tesoro delle sconfitte di Terni e Crotone per affrontare al meglio la trasferta di Cesena. Forza Bari, da Milano, firmato Carlo. Bene, ma vediamo che aria si respira sul nostro forum di orgogliobarese.it. Ecco come gli utenti hanno commentato la prestazione degli uomini di Nicola nella gara di venerdì sera. C'è l'utente Bastian Iver che dice:
bene il risultato e a sprazzi anche la prestazione, male la gestione del vantaggio e male la Barsassi in difesa, specie nel secondo tempo. Mancano i movimenti difensivi. Sergio Ottanta invece dice: io sono rimasto molto sorpreso in positivo dalla prestazione di Gianzoglu, nell'uno contro uno è difficile superarlo, una vera diga in mezzo al campo e spesso il difensore aggiunto ci ha salvato almeno in 2-3 circostanze. Poi l'utente Fantantonio Forever dice: la squadra col tempo migliora, logicamente migliorano anche gli avversari e quindi il miglioramento è poco visibile. Fatto sta che questo Bari è molto più quadrato e solido rispetto al Bari che giocò la prima giornata con lo Spezia. Una grande delusione finora è Porcari, molto meglio di lui, di Noia e Defendi. Mentre l'utente Colco dice: sinceramente riesco poco a vedere un Bari che cresce come gioco, più che altro ci sono giornate in cui i singoli che fanno la differenza sono più in palla, come De Luca venerdì. Infine Barese 92 dice: ma perché attacchiamo solo con due, massimo tre uomini? Davvero non me lo spiego, calcolando che abbiamo una velocità di azione molto lenta, questo vuol dire attaccare quando la squadra avversaria è tutta già in difesa e ci ritroviamo quasi sempre con un 3 contro 5, 6 giocatori avversari. Luca, tanti singoli citati dai nostri utenti, ma vediamo chi sono i migliori 3 nel solito sondaggio online sul forum di orgogliobarese.it. Sì, la palma di migliore in campo questa volta se la giudica De Luca con il 31% dei voti, se vogliamo anche un po' a sorpresa, visto che comunque non è andato in rete, ma secondo me è un premio questo qui molto, molto meritato. Subito dietro di lui appunto Maniero, seguito poi a ruota da Gianzoglu e Paliani che hanno raggiunto rispettivamente il 18 e il 17% delle preferenze degli utenti. Secondo me è importante sottolineare, come dicevi anche un po' tu, il ruolo che Gianzoglu si sta ritagliando in questa squadra, perché davvero di giornata in giornata credo che anche Nicola se ne sia accorto che questo è un giocatore assolutamente fondamentale per questo Bari, e credo che ora come ora Nicola veda lui come il titolare un po' lì in mezzo al campo e Donati come sua naturale alternativa, visto che anche lo stesso Porcari nelle ultime partite è stato impiegato per lo più da mezzala, quindi credo che Gianzoglu e Donati siano adesso i due giocatori su cui Nicola può puntare per il ruolo di regista. Eppure penso, questa è una mia opinione, che a Cesena non vedremo Gianzoglu. Secondo me Gianzoglu è un calciatore che verrà utilizzato soprattutto in casa, quando magari bisognerà cercare di fare la partita, mentre per partite come quelle di Cesena, dove magari ci vorrà un Bari che dovrà giocare in partenza, che presumo che il Cesena dovrà fare la partita, magari vedrei più adatto un centrocampo muscolare, quindi con i vari Vagliani, con i vari Defendi, ma anche di Noia. Questa è una mia opinione, poi magari sì, Nicola... È probabile magari che possa rispolverare anche, non lo so, Romizzi lì davanti alla difesa, proprio perché è un giocatore magari più capace in fase di interdizione che in fase di impostazione del gioco. Quindi è chiaro che poi dipende da quello che è l'approccio alle partite che anche l'allenatore vuole dare alla squadra. Insomma, l'abbiamo detto anche la settimana scorsa, il Bari ha 7 potenziali titolari a centrocampo, non vedo seconde linee, quindi Nicola dovrà essere molto bravo a gestire queste risorse. Bene, abbiamo letto tanti commenti positivi dei nostri utenti tifosi, il Bari visto contro la Serenità ne è piaciuto, ma stranamente, lo diceva prima Carlo nel suo messaggio da Milano, non sono stati dello stesso avviso il tecnico Nicola e il presidente Paparesta. Ma leggiamo cosa ha dichiarato Nicola a fine partita. Nicola che dice: non sono contento totalmente perché abbiamo gestito alcune situazioni in maniera superficiale, siamo passati in vantaggio ma poi abbiamo calato l'aggressività e questo non mi piace, siamo stati superficiali quando avremmo dovuto essere più maturi, non siamo stati abilissimi, abbiamo peccato di inesperienza, del risultato sono ovviamente contento. Ma ancora più duro è stato il presidente Gianluca Paparesta che a fine partita ha dichiarato: sono contento per il risultato, per il meraviglioso pubblico e per questa giornata di festa, per un campionato che dovrebbe ripartire da giornate come questa, ma il Bari deve migliorare tanto dal punto di vista del gioco, sono preoccupato per Cesena perché lì sarà una partita molto difficile, ma oggi ho visto un grande gruppo che ha dato il massimo e che deve essere pronto alla battaglia, avessimo pareggiato non sarebbe stato utile. Ma io ripeto, queste dichiarazioni ci stanno, sarebbero state la norma, routine, se ci fossero state dichiarazioni simili o anche più pesanti dopo partite veramente brutte,
perché mi sta bene tenere tutti sulla corda, mi sta bene che il presidente faccia determinate dichiarazioni, però va bene, ma lo dovevi fare anche prima. Cioè, penso che un tifoso voleva sentire parole dure dal presidente dopo una batosta come quella di Terni o dopo quella di Crotone. È questo che non mi riesco a spiegare. Mi sta bene ora che dici queste cose qui, perché è giusto che il tecnico e i calciatori siano vigili, soprattutto nella partita contro Cesena. Però perché non l'hai fatto anche prima? Luca, tu come ti spieghi queste uscite? Anche quella di Nicola è abbastanza strana, perché non si è detto del tutto soddisfatto quando magari il Bari contro la Salernitana ha giocato una delle migliori partite. Secondo te è solo un modo per tenere tutti sulla corda o magari c'è dell'altro? C'è chi parla, sono rumors, anche l'ha scritto qualcuno su qualche giornale, di un po' Paresta stufo di non vedere la squadra esprimersi al meglio. Sì, diciamo che un po' per quanto riguarda le dichiarazioni di Nicola, io credo sia soltanto un modo per tenere alta la tensione, perché credo sia proprio il suo modo di comunicare anche con la squadra. Per quanto riguarda invece le dichiarazioni di Paparesta, sono un po' più scettico. Non credo che sia stato soltanto un modo per tenere alta la tensione, per tenere tutti sulla corda, ma sia più che altro un monito lanciato alla squadra e all'allenatore, proprio perché magari è giusto anche che un presidente, comunque una società che ha investito tanto in sede di calciomercato, voglia vedere anche qualche giocata diversa poi in campo, anche se poi è chiaro che è fondamentale il risultato. Però anche da questo punto di vista non credo che Paparesta abbia soltanto voluto tenere tutti sulla corda, ma penso abbia voluto lanciare un messaggio velato, ma pur sempre un messaggio. E speriamo che questo messaggio sia preso in maniera positiva, perché ripeto, lo stesso Nicola, quando è stato riferito questo discorso, questo commento del presidente, è rimasto un po' spiazzato e soltanto replicato: se Paparesta ha qualcosa da dirmi me lo può dire privatamente, io parlo ogni giorno col presidente. Beh, anche Nicola è rimasto un po' spiazzato, perché sicuramente non si aspettava certe dichiarazioni. E ora ascoltiamo un altro dei protagonisti del match, uno forse dei calciatori più in forma e che non tradisce quasi mai le attese. Mi riferisco ad Alessandro Rosina, intervistato da FC Bari TV. Via con l'intervista. Tanto non capirai. Sicuramente è stata una bella vittoria, diciamo che era importante, come ogni sabato, comunque quando si gioca, centrale la vittoria. Sicuramente abbiamo sofferto anche tanto, però ripeto, in queste occasioni è importante riuscire a portare i tre punti a casa. Adesso cercheremo di recuperare le nostre energie. Dopo questa vittoria abbiamo speso comunque tanto, ci abbiamo adesso qualche giorno di pausa per poi preparare al meglio sicuramente la partita importantissima di Cesena. Poi vabbè, si vede forse, cioè, comunque credo che a questo punto qua si veda anche in campo, la condizione c'è, adesso sicuramente manca un po' forse lo spunto personale nel cercare il gol, però ripeto, finché arrivano comunque prestazioni del genere, soprattutto per il bene del Bari, va sicuramente bene. Beh, sicuramente da uno come Rosina ci aspettiamo anche magari qualche gol o magari qualche assist. Diciamo che le prestazioni ci sono sempre. Forse, io continuo a ripetere, facendolo giocare lì sulla fascia, perde almeno quel 20-30% di potenzialità. Rosina trequartista sicuramente sarebbe molto più pericoloso. Intanto sottolineiamo come nella gara contro la Salernitana Gianluca Sansone è rimasto per tutto il tempo in panchina. Un altro segnale sicuramente non positivo. Luca, secondo te, se dovesse, speriamo di no, continuare così la stagione di Sansone, a gennaio potremmo salutarlo oppure no? È chiaro che verrebbe messo in discussione, perché chiaramente lui è un giocatore abituato, sempre stato abituato a fare la differenza ovunque ha giocato, quindi è chiaro, penso che anche lui non sia contento di questa situazione, anche se personalmente parlando ti dico che Nicola ha fatto bene a tenerlo lì in panchina, perché passi il modulo, passi la collocazione tattica, facciamo passare tutto quello che vogliamo, però anche l'atteggiamento non mi è sembrato quello giusto in queste prime partite, quindi magari lanciargli un messaggio anche in questo senso penso sia stato giusto. Poi è chiaro che adesso vedremo come Nicola gestirà anche questo giocatore, se nelle prossime partite
tornerà a puntare su di lui, e altrimenti poi è chiaro che a gennaio potrebbero essere operate delle scelte anche dolorose. Bene, noi ora ci fermiamo un attimo, do la linea alla regia, torniamo fra poco. La Sareco di Mimmo Loisi si rivolge a tutte quelle attività che hanno bisogno di smaltire in discariche autorizzate rottami ferrosi, metallici, vetro, legno, materiali inerti, cartongesso, misto di costruzione e demolizione, ritirando il tutto al vostro domicilio. La Sareco acquista metallo tipo rame, alluminio, piombo, ottone, offrendovi le migliori quotazioni del mercato. Se state ristrutturando un negozio, un'abitazione o un capannone, Mimmo Loisi vi offre il noleggio temporaneo e gratuito di cassoni scarrabili. Se invece state sostituendo la guaina del terrazzo, Mimmo Loisi ritira la vecchia guaina smaltendola a norma di legge. Chiedete maggiori informazioni contattando direttamente Mimmo Loisi al numero 330-863128, ripeto 330-863128, o visitando il sito sarecoscarl.com. Mimmo Loisi da sempre è amico della gente, è amico dell'ambiente. L'altra radio, bella da ascoltare. Bene, torniamo in studio, vi ricordo che potete anche chiamarci componendo il numero 080-524-0424, ripeto 080-524-0424, ma potete anche inviarci dei messaggi o delle note vocali tramite WhatsApp contattandoci al numero 334-3837-444, ripeto 334-3837-444. Vi ricordo il quesito odierno, domenica sfida ad alta classifica Cesena, secondo voi questo Bari è pronto? Luca, la giro a te questa domanda. Secondo te questo Bari è pronto per affrontare una big come il Cesena? Sì, secondo me il Bari è pronto, perché comunque non dimentichiamo che veniamo da una striscia di risultati importante, abbiamo trovato una certa continuità. Come hai detto anche tu nella prima fase del programma, adesso riusciamo ad avere anche una certa fluidità del gioco, sebbene chiaramente ci siano necessari ancora dei miglioramenti da questo punto di vista. Quindi io credo che ora come ora il Bari sia pronto per affrontare, secondo me, la seconda squadra più forte del campionato, perché dopo il Cagliari, alla pari col Bari, c'è il Cesena, che è un'ottima squadra, una squadra fatta da tanti giocatori anche che giocano in nazionale. Per fortuna, se così vogliamo dire, non ci saranno nella sfida di domenica i nazionali, mancheranno anche Puskas e Boateng nel Bari, se non vado errato. Quindi secondo me sì, il Bari è pronto, il Bari però dovrà fare una grande gara per poter giocarsela alla pari col Cesena. Ma io sono molto curioso, perché è vero, fino ad ora nelle ultime giornate abbiamo affrontato squadre sicuramente di media bassa classifica, eccezione fatta per il Novara, però a Cesena sicuramente sarà una prova molto molto difficile, un campo che non è mai stato facile per noi del Bari. Sarà una partita completamente diversa, secondo me, da quelle che abbiamo visto sino ad ora, perché come detto prima il Bari non dovrà fare la partita, il Bari dovrà aspettare, dovrà ripartire e dovrà soprattutto essere molto molto bravo e attento a sfruttare eventuali errori nel possesso palla da parte dei giocatori bianconeri. Il Cesena è una squadra molto molto ostica, allenata da uno dei migliori allenatori della Serie B come Drago. Secondo me sarà un vero e proprio banco di prova, considerando che subito dopo, se non erro, andremo a giocarcela contro il Livorno, quindi due partite molto molto delicate e indicative, che faranno capire se il Bari sarà pronto ad affrontare o no questo campionato di vertice. Sì, è chiaro che poi bisognerà vedere anche come Nicola vorrà giocarsela, se come abbiamo detto aspettare il Cesena e provare a colpirlo con le ripartenze, oppure giocare a viso aperto. Non credo, sinceramente, credo più alla prima ipotesi, cioè quella di aspettare la squadra avversaria e provare a colpirla con le ripartenze, anche perché il Bari, c'è da dire che in questa prima fase del campionato, ha dimostrato di essere letale anche in fase di ripartenza, quindi penso sia un'arma da sfruttare nella trasferta di Cesena. Intanto un altro messaggio è arrivato in redazione, l'ascoltatore non si firma, dice: il Bari è pronto. Beh, ricordiamoci che non hanno dato un rigore sacrosanto alla Salernitana, la partita avrebbe preso un'altra piega se l'arbitro avesse concesso quel rigore.
Beh, Luca, non possiamo non confermarlo. Rigore netto, molto netto, il fallo di Porcari c'era tutto e sicuramente lì la partita avrebbe potuto prendere un'altra piega. Beh, diciamo che dopo tanti episodi arbitrali sfavorevoli, soprattutto l'anno scorso, quantomeno arriva un episodio a nostro favore. Aiutino, un piccolo aiutino, diciamo. Piccolo aiutino, però dobbiamo ammettere che quel rigore era netto. Sì, netto, assolutamente c'era tutto. Però è chiaro che poi gli episodi un po' alla fine del campionato, secondo me, io sono del parere che vanno un po' a compensarsi, quindi non è il caso adesso di stare magari a concentrarci sugli errori arbitrali, perché chiaramente poi ci sono errori a favore, errori a sfavore, ma alla fine del campionato credo che tutto più o meno sia compensato. Intanto c'è un altro messaggio, una domanda per noi da parte di Gianni, che dice: cosa ne pensate dei troppi errori di Contini in difesa? Cesena ci vorrà una difesa salda. Salutiamo Gianni. Contini, io sinceramente l'ho visto anche in ripresa, magari avrò visto un'altra partita, però non mi è dispiaciuto. Oltre ad aver segnato un gran gol, ha fatto una bella chiusura nel primo tempo su coda, se non erro, ha fatto una buona partita. Certo, col rientro di Cesare, non lo so, io penso che al momento Rada, nonostante non sia il massimo dello stile, magari dia quella, sia un po' più affidabile di Contini, quindi schiererei di nuovo la coppia di Cesare Rada, che secondo me ha fatto discretamente bene. Non so, Luca, se sei d'accordo. Tu che mi hai visto Contini, io l'ho visto discretamente. Sì, diciamo che soprattutto nella prima fase della partita mi è sembrato molto più concentrato, molto più in partita rispetto al solito, rispetto alle prime uscite di questa stagione. Soltanto alla fine un po' magari l'ho visto in difficoltà, soprattutto su una palla alta lì per coda. Adesso eravamo nei minuti finali, l'ho visto un po' in difficoltà, un po' in apprensione, però tutto sommato credo che abbia giocato una partita sufficiente. È chiaro che con il rientro di Cesare mi sembra fondamentale, perché l'abbiamo sottolineato più volte, di Cesare un giocatore davvero, davvero fondamentale per questa squadra, per tutti gli equilibri della squadra per quanto mi riguarda. Intanto arrivano altri messaggi, cioè, questo non proprio il massimo della positività, lo andiamo a leggere. C'è Marcello da Delfia che dice: il Bari secondo me a Cesena verrà massacrato, perché è una squadra di un altro pianeta, ovviamente riferendosi a Cesena. Ma noi ci auguriamo di no. Come detto, sarà un test importante, probante per il Bari, però siamo un po' più, cerchiamo di essere un po' più positivi. Mentre poi c'è Francesco che dice: ma quando mai il mister ha affrontato le partite a viso aperto? Sì, Francesco, è quello che stiamo dicendo. Secondo me a Cesena sicuramente il Bari cercherà di giocare in ripartenza e magari potrebbe essere la partita ideale, visto il gioco tra virgolette del Bari e i calciatori a disposizione. Non so se Luca sei sì, d'accordo. Sì, è chiaro, l'ho detto, lo diciamo anche prima, ci sono degli uomini che secondo me possono sfruttare benissimo quest'arma delle ripartenze, quindi credo che sia questo il modo in cui il mister imposterà la trasferta di Cesena. Quindi secondo me questo aspetto sarà fondamentale, e non dimentichiamo che il Bari probabilmente le migliori partite, come dicevi anche tu, le ha fatte proprio quando si trattava di aspettare l'avversario per poi ripartire in contropiede. Intanto un altro messaggio, un ascoltatore che non si firma, dice: ciao Luca, ciao Nicola, è Nicola da Bari, che ci sarebbe, il Bari sarebbe anche pronto per il Cesena, la cosa che mi preoccupa di più è la difesa con Contini, che continua ad essere incerto, e anche lo stesso Guarna. Beh, Luca, l'abbiamo detto all'inizio della trasmissione, Guarna tra i pali sarà anche bravo, ricordiamo quell'ottimo intervento nel secondo tempo su Sciaudone, se non ricordo male, un intervento di piede, però sì, nelle uscite no, era un intervento, diciamo, sempre con la mano tra i pali, ha salvato lì il risultato. Poi c'è stato anche un altro intervento di piede, però quello fondamentale su Sciaudone è stato con la mano destra, se non erro. Però diciamo, nel primo tempo ha sbagliato almeno due uscite su calcio d'angolo abbastanza facili, se un portiere lì nell'area deve quelle palle devono essere sue, e continua, e non è la prima volta che Guarna ci regala questi brividi da brivido in uscita. E forse dovremmo pensare a un'alternativa a gennaio, oppure non so, tu cosa ne pensi? Cioè, ma io credo che Guarna, io credo che Nicola ci abbia già pensato da un po', perché non dimentichiamo che anche in estate lui aveva richiesto
un altro portiere di esperienza alla società, proprio perché certo ci sono Mikai e Gori che però non hanno, diciamo, partite alle spalle in Serie B, quindi magari avrebbe voluto un numero uno più affidabile, che si sarebbe andato a giocare il posto con Guarna. Io credo sì che vada messo comunque in discussione, come è giusto che sia in questo mestiere, quindi credo che a gennaio la società opererà determinate scelte in questo senso. Sinceramente parlando, sì, interverrei sul mercato magari andando a reperire un estremo difensore di livello che possa dare, secondo me, ancora più garanzia, ancora più sicurezza al reparto difensivo. Anche se, come spesso accade, come spesso diciamo, a gennaio è difficile che dei calciatori validi poi vengano ceduti facilmente dalle squadre avversarie. Magari si dovrebbe pensare a pescare, non so, nella massima serie, se ci sono portieri poco utilizzati. Non so, faccio un nome, Diego Lopez non sta giocando, per esempio. Ti faccio un nome un po' più normale. ti dico Wicani del Genoa, ti dico Pegolo del Sassuolo, che sono già stati nomi accostati. Un altro che si potrebbe prendere in considerazione, io l'ho sempre criticato perché a Bari non mi ha mai convinto. Un altro potrebbe essere Lamanna. Perché è vero che sta facendo il vice a Perin a Genoa, però sta facendo anche bene quando ha giocato. A me non mi ha mai entusiasmato, devo essere sincero, quando nella sua parentesi barese. Però secondo me è un portiere che alla fine in Serie B può starci, che è anche migliorato di tanto. C'è un altro messaggio da parte di Nico che dice: mi spiace, non si capisce molto questo messaggio, comunque mi dispiace, riguarda, sono l'unico che lo prende sempre comunque il gol, lo prende un po' di disattenzione. Vabbè, cerchiamo di decodificare il messaggio di Nicola, penso si riferisca a Guarna e alle sue disattenzioni abbastanza plateali. Ripeto, un portiere che deve guidare una difesa, che deve puntare alla Serie A, sicuramente non può comportarsi in quel modo lì. Intanto venerdì scorso è tornato al San Nicola Daniele Sciaudone, un po' strana la sua partita, non ha fatto sicuramente bene, però Luca è stato molto particolare assistere alla sua uscita, fischiato dai tifosi della Salernitana, applaudito da quelli del Bari. Io sinceramente non me l'aspettavo, perché ricordiamocelo, non si è lasciato benissimo con l'ambiente barese o con parte di esso. No, io invece sì, mi aspettavo che comunque magari non ci sarebbero state, come non ci sono state, manifestazioni, saluti e via dicendo, però sicuramente un piccolo riconoscimento, secondo me legittimo, ci stava, perché non dimentichiamo che quello che comunque Sciaudone ha dato a tutti noi, ha dato a questa piazza, quindi sì, secondo me assolutamente legittimo. È strano poi vedere come i tifosi della Salernitana l'abbiano fischiato, però è chiaro che anche in questo caso i risultati non stanno, diciamo, arrivando, quindi è una situazione un po' delicata. Infatti ricordiamo quello che ci disse il collega di Salerno, parlo appunto di Sciaudone come flop di questa prima parte di campionato della Salernitana. Intanto ricordiamo che il Bari, mister Nicola ha concesso 2 giorni di riposo, quindi i calciatori hanno un po' staccato la spina, ricordiamoci che si gioca domenica, quindi c'è un po' più di tempo, e i calciatori ne hanno approfittato per qualche giorno di, diciamo, anche di meritata vacanza, tra questi Riccardo Maniero, che è stato un po' l'uomo del giorno nella partita di venerdì, perché si è sbloccato, è tornato al gol dopo la doppietta della prima giornata. Maniero, che ha così commentato la prestazione, la sua partita: abbiamo disputato una prova di grande carattere, abbiamo lottato su tutti i palloni sin dai primi minuti del match, non potevamo permetterci altri passi falsi, questa era una gara da vincere a tutti i costi, sono finalmente riuscito ad interrompere il digiuno di reti che andava avanti sin dall'inizio del campionato, è stato bellissimo, anche perché mi mancava davvero tanto il gol. Devo comunque ringraziare tutti i miei compagni che mi hanno sempre aiutato e sostenuto anche nei momenti di difficoltà. Poi su Nicola dice: mister Nicola mi chiede di dare una mano anche ai centrocampisti, ecco perché mi abbasso molto in determinate situazioni, cerco sempre di dare il massimo in ogni gara, e credo di aver assolto bene anche i compiti assegnatimi dal mister. Beh, Luca, a me quello che colpisce di Riccardo Maniero è comunque la sua umiltà, perché anche nel momento in cui non segnava, nel momento in cui andava tutto male, si è preso lui tutte le responsabilità, mettendo da parte i compagni e soprattutto il mister. Probabilmente l'ha fatto un po' per coprire, o comunque sia per proteggere tutto il gruppo, però sicuramente se in Maniero non segnava non era solo colpa sua.
stato straordinario, Nicola, perché non dimentichiamo come molto spesso ci sono tanti esempi di attaccanti che magari non riescono a trovare la via della rete e cercano le scuse più improbabili. Il caso più recente, magari più attuale, è quello di Icardi dell'Inter, che ha accusato i compagni dicendo: se mi passano per bene la palla riesco a far gol, mentre ho notato un atteggiamento davvero, davvero importante anche da questo punto di vista. Maniero ha dimostrato di essere un giocatore di primissimo livello, perché come anche lo stesso Nicola più volte ribadito, molte volte le qualità morali sono più importanti delle qualità tecniche, quindi così facendo questo è un gruppo che con questo spirito può davvero andare a arrivare lontano. Bene, noi siamo in chiusura di programma, purtroppo era previsto un collegamento telefonico con Michele Pennetti del Corriere del Mezzogiorno, però abbiamo provato più volte a contattarlo ma non ci ha risposto. Ti salutiamo Michele, lo risentiremo in prossime occasioni. Bene, veramente tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi, saluto e ringrazio Luca Deleteris, ciao Luca, a domani. Ciao Nicola, a domani con una nuova puntata di Tanto Non Capirai. Vi ricordo che la replica della puntata andrà in onda alle 13.15, mentre per le ore 12 la stessa replica la troverete su YouTube, sulla nostra pagina Facebook, sul forum di Orgoglio Barese, ma anche sul sito di Orgoglio Barese c'è un player appunto con le puntate di Tanto Non Capirai. Ringrazio anche Fabio Scorcia in regia, mentre io vi do appuntamento a domani puntuali alle ore 7 con Tanto Non Capirai, Orgoglio Barese sull'altra radio. Forza Bari e ciao da Nicola Lucarelli. Tanto Non Capirai.